E continuiamo a vedere la devozione del servo di Dio Fra Daniele e Natale verso Maria, perché anche noi, ciascuno di noi, possa trarre nutrimento per la propria devozione alla Madonna in questo mese di maggio che noi dedichiamo a lei. Ecco, qualcuno mi ha scritto, dice: cosa posso fare per la Madonna? Io già recito ogni giorno non solo un rosario, ma anche più di due rosari. Beh, io ho detto, amare la Madonna vuol dire anche amare gli altri. Per esempio, fare un sacrificio, mordersi la lingua quando vorremmo dire qualche cosa che non porta pace. Amare la Madonna vuol dire anche amarla negli ultimi, nei poveri. Allora, se diciamo il rosario, facciamo anche un'opera di bene, un'opera di carità, cerchiamo di partecipare all'Eucaristia, mettiamo pace, ma facciamo anche delle buone letture. Come questo episodio che io oggi voglio raccontarvi, prendendolo proprio dalle parole, dalla vita del nostro servo di Dio, Fra Daniele Natale. Lui racconta spesso di quel periodo in cui, a causa delle sofferenze fisiche, non aveva nemmeno la forza di recitare i rosari. Non riusciva a pregare più. E questo fatto lo faceva molto soffrire. Lui diceva: io ero convinto che la Madonna voleva da me il rosario, ma non ci riuscivo. Ero talmente debilitato dalle terapie di cobalto che non ce la facevo. E racconta, dice: una notte sento una voce: figlio mio, da domani dimmi il rosario. E lui dice: mi sembrava di rispondere, ma come faccio? Non ci riesco. E questa voce continuava: non ti preoccupare, ti aiuterò io, lo diremo insieme. E col rosario chiedimi qualsiasi grazia e l'otterrai. E continua Fra Daniele: la mattina, svegliandomi, non sento più nessun dolore, non mi sento più legato al letto. Mi alzo e mi reco in coro, prima che i frati arrivassero per la recita dell'ufficio delle lodi. Mi metto in ginocchio e i miei occhi si posano sul quadro della Madonna delle Grazie. Non l'avevo mai vista così vicina e così bella. Sembrava che mi guardasse e i suoi occhi penetrassero nel profondo del mio intimo. E poi conclude Fra Daniele: ad un tratto sento il desiderio di recitare il rosario. Prendo la corona dalla tasca dell'abito. Passa il primo, poi il secondo, poi il terzo rosario. Le Ave Maria si susseguono l'una dopo l'altro e producono in me un effetto particolare. Sento qualcosa di dolce sulle mie labbra, una gioia che mi invade tutto e che mi riempie d'amore. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!